la bufala di Amaseno, la mozzarella, la burrata, le sue carni. In questa puntata faremo un viaggio per raccontarvi tutti questi prodotti. Siamo ad Amaseno, il centro, il cuore pulsante della valle dell'Amaseno. Prende il nome dal fiume, dall'omonimo fiume. In sostanza è una zona dove la natura la fa da padrona, perché abbiamo un'abbondanza di acqua, abbiamo molte sorgenti naturali, abbiamo un'abbondanza di verde, di territorio. E in questo contesto la bufala si è trovata perfettamente a suo agio, un animale che non è originario di queste parti. E è arrivata qui forse dalla Mesopotamia, forse dall'India, qualche secolo fa, e si è trovata molto bene perché siamo riusciti a ricreare l'habitat naturale per loro, quindi un clima mite, abbondanza di acque, ed ecco che a un certo punto in questo piccolo paese dove vivono circa 4.000 abitanti ci siamo ritrovati ad avere oltre 12.000 bufale, 13.000 quasi più o meno, e più di 200 allevamenti. Gran parte della popolazione è coinvolta in questo tipo di attività, che è diventata da una situazione, diciamo, familiare a un'attività vera e propria imprenditoriale. Siamo ad Amaseno, allevamento bufalino, con circa 400 capi. La bufala è un animale intanto molto molto docile, è un animale che si presta molto bene per la produzione di latte per mozzarella. Noi facciamo mozzarella in questa valle. Produce circa 10 litri mediamente di latte al giorno, ha 10 mesi di gestazione e 3 mesi di riposo. Questi sono chiaramente valori medi. Un animale molto importante per questa valle, perché ha dato lo sviluppo della valle in poi produzione di latte e mozzarella. La mozzarella è un prodotto molto buono, che è conosciuto un pochettino in tutta Italia e forse anche in tutto il mondo. Gli allevamenti della provincia di Frosinone hanno una caratteristica dal punto di vista sanitario che non è riscontrabile in nessun'altra provincia che produce latte per la mozzarella DOP campana, ed è in pratica la caratteristica di essere ufficialmente indenne da tubercolosi e brucellosi, come ci è riconosciuto dalla stessa Unione Europea. E quindi possiamo dire che la provincia di Frosinone è l'unica che può fregiarsi di questa attribuzione. Nell'allevamento i maschi e le femmine nascono in percentuali mediamente uguali. I maschi poi sono destinati al macello almeno al 90-95% e un 5-10% viene lasciato poi per la rimonta dell'allevamento, anche se si fa una parte anche di fecondazione artificiale per incrociare poi il sangue. Le femmine invece sono dedicate alla produzione di latte. Le bufale che producono latte sono anche quelle più coccolate, perché il loro benessere aiuta la produzione. Abbiamo curato molto gli aspetti relativi al benessere degli animali. Abbiamo in questa azienda, per esempio, dei sistemi di rilevamento automatico per quanto riguarda un algoritmo che si chiama THI, che è un algoritmo che mette in correlazione la temperatura e l'umidità, in maniera tale che quando questi sensori determinano un valore critico di questo algoritmo, ovviamente in maniera automatica, e questo per noi è un aspetto molto importante, in qualche modo mettono in moto i ventilatori e anche nei periodi particolarmente caldi, in estate, anche gli ugelli della irrigazione, quindi in qualche modo del raffrescamento attraverso l'acqua degli animali. Questo perché ovviamente per noi le condizioni di salute e di benessere degli animali sono un tutt'uno. Gli animali sono molto più tranquilli, producono anche ovviamente un latte di migliore qualità, e per noi questo qui sono degli aspetti estremamente importanti. Le spazzole, soprattutto in un allevamento come le bufale, ma anche nella vacca da latte, sono dei fattori estremamente importanti per il benessere. Sicuramente anche quello dei materassi è stata una delle nostre scelte fatte per migliorare anche lo standard per il riposo degli animali. Ovviamente sono animali che si affezionano molto, e per esempio questo è anche uno dei segnali del benessere animale, cioè l'animale che
si avvicina alla persona e non scappa. In questo e in molti altri allevamenti della zona utilizziamo esclusivamente materie prime, quindi non utilizziamo mangimi ma solamente materie prime, e questo ci permette di avere sempre il controllo della qualità degli alimenti che acquistiamo e quindi di essere sicuri di somministrare agli animali degli alimenti molto sicuri dal punto di vista sanitario e dal punto di vista nutrizionale. Ci sono quindi due filiere diverse, una legata al latte e l'altra invece legata alla carne. Andiamo a scoprirle insieme. Una volta si mungeva addirittura a mano nel prato con il classico ciocchetto, oggi si è arrivati a mungere in una sala di mungitura dove tutto è pulito, tutto è controllato, gli animali hanno un microchip, vengono riconosciuti sia con targhetta quella auricolare che con un microchip all'interno. Una volta che entrano in sala di mungitura siamo in grado di capire e vedere, misurare quanto latte fanno. Si fanno delle analisi periodiche per capire che produzione hanno di grassi, proteine, lattosio, e si fanno anche dei rapporti omega 6, omega 3, perché si sta lavorando molto anche per quanto riguarda una alimentazione più corretta possibile. A Maseno negli ultimi anni ha avuto uno sviluppo molto particolare rispetto a prima per quanto riguarda l'allevamento bufalino. Siamo arrivati alla terza generazione, per cui siamo passati da soli produttori di latte e adesso anche a trasformatori. Se fino a qualche tempo fa avevamo soltanto qualche caseificio, negli ultimi anni c'è stato uno sviluppo anche su questo settore, quindi da qualche caseificio siamo passati a oltre 10 caseifici che trasformano questo latte particolare in tante cose buone e tante cose belle, che sono la mozzarella, la ricotta e tanti altri prodotti. Sono molti i prodotti che produciamo con il latte di bufala della nostra azienda, trasformato qui nel nostro caseificio, e oltre alla famosa mozzarella di bufala e alla ricotta che tutti conosciamo, abbiamo anche stracchino, formaggi, yogurt e budino, quindi si ha un'ampia gamma di prodotti che possiamo utilizzare in cucina, come ad esempio la ricotta si presta benissimo per la produzione anche di dolci, come cannoli, crostate, oppure per la realizzazione dei primi piatti. La mozzarella invece l'abbiamo in vari formati, sia da 2,50, da 50 grammi, oppure la treccia, la burrata. Quindi possiamo realizzare di tutto con il latte di bufala. È in laboratori come questo che il latte viene lavorato per produrre mozzarella, burrata, ricotta e tutti gli altri prodotti. Il latte arriva dalla nostra stalla, che sta qui vicino. Me lo portano qui, io la mattina lo lavoro, lo passo nel pastorizzatore, lo scaldo e viene coagulato. Viene fatta la rottura della pasta e poi si separa tra la pasta e il siero. Questa la butto dentro la tagliapasta, viene macinata in modo che là con l'acqua a 90 gradi viene filata. E questo è il risultato. Abbiamo aggiunto l'acqua a 90 gradi e adesso arriviamo al punto di filatura. Quando è raggiunta la consistenza buona, a seconda della pezzatura della mozzarella, la buttiamo dentro la formatrice. Facciamo anche la mozzatura a mano. Il segreto è la terza generazione. Sì, perché mio padre e mio nonno erano tutti e due casari. Mio padre attualmente è ancora casaro. Lo faccio dall'età dei 16 anni, credo. Finita la terza media sono andato dietro a mio padre.
e ho iniziato la carriera. Come formaggi realizziamo caciocavallo, provolone, la ciambella oppure la scamorza, e li abbiamo sia bianchi che affumicati per chi vuole un gusto un po' più deciso oppure per comunque realizzazione di piatti in cucina. La scamorza è utilizzata anche per la produzione di primi piatti qui ad Amaseno, come la lasagna piuttosto che la mozzarella. Siccome abbiamo questo formato qui affumicato, ha un gusto più deciso e molti la utilizzano anche sulla pizza per dargli un gusto più definito. Altri prodotti che realizziamo è il primo sale, abbiamo diversi gusti, abbiamo il classico bianco, oppure abbiamo le versioni con peperoncino, noci o erba cipollina. Abbiamo qui anche lo yogurt di bufala, che è un prodotto totalmente naturale, dove non vengono aggiunti né zuccheri né conservanti. Realizziamo anche dei dessert come la panna cotta, il budino al cioccolato o alla vaniglia. Abbiamo poi la burrata, che è una piccola chicca che si realizza con il latte di bufala. Ha un ripieno cremoso, una consistenza dolce rispetto alla mozzarella e si può utilizzare anch'essa in svariati modi in cucina. Questi sono i straccetti che poi andremo a sfilacciare per mettere in mezzo alla burrata. Adesso li allungo in modo che poi si sfilacciano meglio. Vengono sfilacciati mano a mano, vedi? Prepariamo il tutto, che poi lo mettiamo in mezzo alle burratine. Questa non è nient'altro che mozzarella di bufala sfilacciata a mano. Giustamente con aggiunta di panna vaccina, poi la andiamo tutta a mescolare così, vedi? E va messa all'interno proprio delle burratine. Prepariamo una piccola sfoglia e all'interno viene messo gli straccetti che avevamo preparato prima con la panna di mucca. Così la chiudiamo. Così. E questa è la burratina. Si tratta di una carne con delle caratteristiche particolari. Scopriamolo insieme. Ad Amaseno si è sempre mangiata carne di bufalo o di bufala. Negli ultimi anni, negli ultimi 20 anni, abbiamo investito tanto nel recupero invece dell'animale maschio. Abbiamo iniziato ad allevarli anche in semilibertà allo stato brado, per cercare di valorizzare una carne che ha delle caratteristiche uniche, oltre ad essere una certezza per i consumatori perché è totalmente locale, è allevata senza l'uso di antibiotici, senza farmaci, ha tantissime proteine come le razze da carne pregiate italiane tipo la chianina o la marchigiana, ma allo stesso tempo è molto digeribile, più delle carni bianche, e allo stesso tempo rispetto alle carni bianche contiene anche meno grassi. Poi contiene tanto colesterolo buono che aiuta a smaltire quello cattivo e ha inoltre un contenuto di ferro molto simile a quello del cavallo, quindi è adatta anche a chi ha problemi di anemia o carenza di ferro. Tant'è che tantissime società sportive la utilizzano nell'alimentazione dei loro atleti. Il grasso è soltanto esterno, quindi la parte muscolare è completamente magra. Però allo stesso tempo non è una carne durissima, perché nelle fibre il bufalo accumula meno proteine che rendono la carne tenace. La carne si è sempre consumata, quella di bufalo, nel piatto tradizionale che è il classico spezzatino, quindi una cottura lenta che tende a stracuocere la carne. Oggi però noi riusciamo a consumarlo in tutti i tagli canonici, quindi se volete mangiare una fettina la potete mangiare, se volete mangiare un filetto potete mangiarlo anche di bufalo, lo stesso vale per la bistecca. Poi ormai riuscite a trovare tutti gli altri preparati, quindi dalla fettina impanata all'hamburger, le polpette, salsicce e anche salumi.
ecco una bella fiorentina di bufalo. Ovviamente, come potete vedere, anche se l'animale ha quasi 2 anni, in realtà il taglio è molto più piccolo rispetto a quello di un bovino. Perché poi va detto che, essendo un animale molto rustico, domesticato alla fine da pochi anni rispetto ai bovini, cresce ancora molto meno. Quindi a parità d'età noi abbiamo la metà della carne disponibile in un bufalo. Stiamo preparando una tartare di bufalo. A questo punto mettiamo un filino di sale e un filino di olio. È un secondo piatto di facile preparazione e gustoso, simpatico, interessante e buono da mangiare. Adesso andremo a preparare degli hamburger di bufalo, tutto ovviamente 100% carne di bufalo. La carne di bufalo è molto magra, possiamo aggiungere anche della carne di maiale o del grasso, quel poco che ce n'è di bufalo, per rendere gli hamburger, la carne, più morbida. L'hamburger sarà molto semplice, quindi mettiamo solo del sale di cerpia e un pizzico di pepe nero per far sentire, insomma, il sapore della carne, quindi molto semplice. Questo è il nostro hamburger di bufalo. I prodotti della bufala hanno trasformato l'economia di questa città, ma sono diventati anche uno strumento per attrarre turisti. Questo da noi ci è servito in questi ultimi anni per attrarre tantissimo turismo, legato sia per quanto riguarda il settore agroalimentare, delle mozzarelle, dell'allevamento bufalino in genere, ma anche per le bellezze storiche e naturistiche che questo territorio offre, come la chiesa di Santa Maria Assunta, che è del 1177, nella quale si conserva una cosa particolare, che è la reliquia del sangue di San Lorenzo, che ogni anno, il 9 e 10 agosto, ripete il prodigio della liquefazione. Una chiesa particolare che è uno scrigno di tesori che noi custodiamo in un museo civico diocesano, dove tanti turisti vengono e vengono ad ammirare queste bellezze, e quindi restano da Maseno, assaggiano la mozzarella, vedono la chiesa, vedono i nostri vicoli molto carini e tanti di loro tornano. Quindi innescamo anche il cosiddetto turismo di rientro, e questo anche grazie a una serie di iniziative che abbiamo organizzato negli anni e che hanno messo in evidenza la nostra bellezza, i nostri prodotti enogastronomici, caseari, tutti derivanti praticamente dalla bufala. Non ci resta che andare in cucina, vi faremo assaggiare un piatto che una volta degustato non dimenticherete più. Benvenuti nel mio regno. Questo è il famoso tipico piatto che noi cuciniamo da ben 25 anni, la bufaletta alla cacciatora. All'inizio non veniva molto apprezzata dai clienti perché non la conoscevano. La portavamo al tavolo gratis, 3-4 pezzetti d'assaggio, e hanno cominciato ad apprezzarla e è aumentata anche la produzione. Gli ingredienti: spezzatino di bufala, sale, rosmarino, peperoncino ed aglio, olio e vino. Mettiamo in una pentola capiente olio, facciamo riscaldare bene l'olio e buttiamo dentro lo spezzatino. E nel frattempo aggiungiamo tutti gli ingredienti. Facciamo evaporare, quando il vino è evaporato aggiungiamo l'acqua calda, 2-3 mestoli di acqua calda, e facciamo stufare per 2-3 ore. Si abbassa di fiamma e si copre.
Dopo circa 3 ore sul fuoco, questo è il nostro prodotto finito, il piatto è pronto. In questa puntata vi abbiamo portato in questa meravigliosa valle. A questo punto non mi resta che invitarvi a venirla a scoprire di persona.